Rudy, hai suonato con dei nomi del blues che fanno venire i brividi veramente per l'importanza che ricoprono sia nella storia del blues che poi anche nella storia della musica in generale. E raccontaci qualche aneddoto curioso o divertente di queste esperienze. Ma sono tanti, non saprei neanche da che parte cominciare. Di sicuro ci sono, insomma, mi viene in mente B.B. King a Montreux quando si parlava dei musicisti in generale così, e mi ha detto: vedi, secondo me ci sono due tipi di musicisti, quelli che quando suonano ti lasciano con la bocca aperta e quelli che ti fanno muovere il culetto. E io sono per quelli che fanno muovere il culetto, ovviamente, no? Questo è uno. Poi non so, mi viene in mente al Teatro Romano Peter Green, che erano 3 giorni che mi chiedeva un coltellino per la sua collezione di quelli piccoli, e prima di salire sul palco mi ha detto: Rudy, non mi hai ancora preso il coltellino. Ho dovuto chiedere al microfono, agli spettatori, di portarmi un coltellino piccolo, e ne sono arrivati 7-8 ed era la persona più felice al mondo. Ma poi sono tanti, voglio dire, anche sulle crociere blues, oppure mi viene in mente Louisiana Red, che è scomparso proprio l'anno scorso, un caro amico che voleva sempre comprare le mie chitarre. Mi diceva: Rudy, I wanna buy your Telecaster. Rudy, I wanna buy your Stratocaster. E io ho detto: no, Louisiana, I'm not selling my guitars. Non le vendo. Allora, un giorno è venuto e mi fa, dice: I wanna buy your dog. Voleva comprare il mio cane, voleva comprare. E cosa hai potuto imparare da queste esperienze con questi grandissimi musicisti? Ma oddio, sai, è ovvio, la risposta è chiara, insomma, dal punto di vista musicale è importante confrontarsi con artisti così importanti e capire come devi comportarti sul palco, per non fare la figura del classico bianco. Io ne ho già visti tanti andare sul palco e vomitare una montagna di note, cosa che non si fa nel blues. Dal punto di vista umano, beh, oddio, certo, molti di loro. Ma direi che con molti non ho dei ricordi particolarmente belli o roba del genere. Ho trovato molti approfittatori, molte persone che sfruttavano la situazione e via via. Però mi viene in mente Luther Ellison, una persona che mi ha veramente, con la quale ero molto amico quando abbiamo fatto la crociera nel Mediterraneo, ma molti altri. Devo dire che molto dipende anche da come ti poni tu comunque nei loro confronti. Questo è quanto, Rick, insomma.